Amici di Zen Zone, oggi parliamo di bellezza e anche di benessere. Amiamo dipingere il nostro viso, amiamo truccarci, amiamo ornamentare il nostro viso per sembrare, per apparire più belli, però lo facciamo come se fosse un quadro, lo dipingiamo a volte come se fosse un quadro. Ma c'è chi mi ha insegnato che un bel quadro senza una bella cornice in realtà perde un po' della sua bellezza. Sono con Fabrizio Rec, buongiorno. Buongiorno a tutti. Parrucchiere, acconciatore, ma con una filosofia olistica, quindi l'argomento si fa veramente interessante. Parliamo di capelli, parliamo di bellezza, parliamo di benessere. Devi raccontarci un po' la tua storia per capire un po' la tua filosofia, okay, e il tuo metodo, c'è tanto da dire. Ok, la filosofia parte da esperienze fatte da lontano, dove io ho fatto dei test utilizzando delle erbe, nel mio caso di provenienza da agricoltura biodinamica, e ho fatto molti test per diversi anni per andare a lavorare sui disequilibri della cute, sostanzialmente dei capelli. Dopo questi test ho fatto delle conferenze riguardo a questo, presentando al pubblico quello che poteva essere un miglioramento che riguardava l'equilibrio. Perché mi sono occupato anche in passato di moda, di mondo del colore, tutto ciò che riguarda l'acconciatore, ma mi rendevo conto che effettivamente alcuni risultati non erano ottimali perché c'erano delle motivazioni. Quindi è un po' il concetto di andare a lavorare sottoterra per poi avere una bella pianta. Certo. Quindi io vado a lavorare sotto per poi avere un risultato ottimale in fase successiva. Quindi questo ha implicato degli anni di lavoro, degli anni di test. Molti anni, sì. Le tue ricerche non soltanto sul capello, ma 30 anni sì, fa. Sì. Diciamo che io 30 anni fa mi ero avvicinato alle filosofie orientali, ho praticato Kung Fu cinese e yoga, quindi queste filosofie mi hanno portato a sviluppare un certo tipo di mentalità e poi ad andare ad approcciarmi successivamente proprio con questi test, avvalorandomi anche della collaborazione di alcuni medici, sia della medicina occidentale che dell'antica medicina cinese, per andare a sviluppare poi un metodo che riguardava un po' anche il discorso del massaggio e quant'altro, che poi era correlato sempre a un discorso di benessere. Questo benessere che chiaramente poi dà anche un risultato estetico. Ecco, cioè finalizzato anche a un risultato estetico più duraturo e con una base sicuramente differente. Ecco. Perché tu dici che noi femminucce specialmente, e io ho già una cornice che vabbè lascia un po' a desiderare, ma poi torneremo, tu dici molto spesso che trattiamo i nostri capelli come se fossero, non voglio usare questa parola, però morti, cioè li trattiamo come se fossero una parte esterna e teniamo a curarli, a mostrarli, però in realtà non andiamo proprio a fondo del problema, se c'è un problema. Ovviamente. Sì, certo. Ma diciamo che a volte, proprio per scarsa conoscenza, non li consideriamo veramente per il grande valore che hanno e spesso li maltrattiamo. Li maltrattiamo perché non sappiamo determinate cose e quindi le persone, quando poi vengono informate, diventano consapevole, poi agiscono anche diversamente. Quindi il fatto di capire che il capello è vivente, che noi toccandolo non sentiamo dolore perché non ha i recettori del dolore in esso, ma in cute, non ci rendiamo conto a volte che lo maltrattiamo. Lui a volte, per farci vedere che sta male, diventa opaco, si spezza, ed è l'unico modo che ha per comunicarci queste cose. Okay. Quindi noi dobbiamo osservare queste cose, dobbiamo saperle leggere e fare gli interventi adeguati in base alle casistiche che poi andiamo a trovare giornalmente, sostanzialmente. Ed è qui che intervieni tu. Come intervieni? Intanto diciamo che il tuo metodo non è curativo. No, assolutamente. Okay. Il mio metodo va a portare equilibrio, perché sostanzialmente il corpo umano è tutto gestito da un equilibrio. L'equilibrio è la cosa più importante. Quindi quando si crea un disequilibrio e quindi anche un'anomalia della cute, che spesso sono presenti sia per fattori esterni che interni, poi lì è un discorso un po' più complesso,
Nel momento in cui noi andiamo a riportare equilibrio nella maniera corretta, abbiamo automaticamente dei benefici. Il corpo umano dà subito delle risposte, quindi quando noi facciamo l'azione giusta, immediatamente il corpo ci risponde. E questo è molto importante, cioè quindi si va a fare prima sostanzialmente un'analisi, si analizza la situazione, dopodiché si vanno a fare dei trattamenti mirati al miglioramento della situazione per portare di nuovo la persona in uno stato di equilibrio per quello che riguarda le mie competenze. Certo, entriamo nello specifico, come andiamo ad analizzare? Andiamo ad analizzare, io utilizzo una microcamera proprio per me, ma soprattutto anche per rendere le persone consapevoli, quindi insieme andiamo a fare una valutazione, quindi andiamo a vedere determinati punti, andiamo successivamente a intervenire e questo ci dà la possibilità in fase postuma o immediatamente dopo, sia a livello sensitivo da parte della persona dopo un trattamento, sia a livello profondo andare a vedere cosa abbiamo fatto e successivamente anche a livello di lavoro finale estetico, abbiamo una moltitudine di risposte e le abbiamo immediatamente. Questo è molto importante, sia a livello, sia in profondità che poi a livello di finitura. Naturalmente ogni caso è a sé. Assolutamente, assolutamente. Sì. E in che modo poi intervieni? Tu utilizzi, racconti. Io utilizzo delle erbe, come dicevo, di provenienza da agricoltura biodinamica, è una cosa un po' complessa, ho parlato di questa cosa nella mia conferenza. Conferenza avuta nel 2019. Allora l'ultima conferenza è stata presso la Fiera del Benessere nel marzo del 2019, poi ne ho fatte altre due gli anni precedenti, una in Sant'Agostino a Genova dove c'è stato un grande incontro multidisciplinare e una ancora prima che è stata fatta sempre alla Fiera del Benessere dove avevo presentato il discorso delle anomalie anche con delle immagini dove ho avuto un incontro con il pubblico un po' one to one, questo è stato molto bello, proprio informativo per le esperienze che proprio avevo fatto sul campo. Parlando dei prodotti, ogni persona, come giustamente dicevamo, è diversa e in base a quello che noi andiamo a incontrare andiamo a pianificare insieme quello che è il percorso di benessere per la persona. Il mondo delle erbe naturalmente non finisce qui, si può parlare anche di erbe tintorie. Le erbe tintorie vengono utilizzate per creare delle riflessature, vengono utilizzate per le persone che hanno l'esigenza di colorarsi magari in maniera naturale anziché non colorarsi in maniera tradizionale. Anche qui il discorso dell'esperienza chiaramente dell'operatore fa sempre la differenza, l'esperienza data dalla conoscenza, dallo studio sempre in primis e poi naturalmente si pianifica sempre con le persone ciò che desiderano. Se può essere l'obiettivo può essere raggiunto meglio con un prodotto anziché un altro o con delle erbe tintorie anziché con un sistema di colorazione tradizionale. Insomma, diciamo che poi alla fine questa cornice, quando si comincia a vedere il miglioramento che è praticamente immediato, si cambia anche un po' la prospettiva rispetto a prima. Io penso che tu questo lo avrai vissuto sia durante le conferenze sia proprio in negozio con le clienti, con tutta l'esperienza che hai avuto, e quindi è importantissimo non trascurare questa cornice. Sì, voglio dire una cosa molto importante, che anche la cute e i capelli fanno parte del nostro corpo, ci parlano, dobbiamo saperli interpretare e dobbiamo seguirli sempre, nel senso che i percorsi vanno comunque seguiti e gestiti nel tempo. È un po' come lavarsi i denti, è un po' come fare altre cose, vanno fatte sempre e non vanno fatte periodicamente. Naturalmente il fatto di seguire dei percorsi nella maniera corretta per ogni cosa porta dei risultati che possono essere mantenuti nel tempo, questo è molto importante. Quindi non c'è il periodo di per fare determinate cose, ma diciamo che si richiede una disciplina, diciamo, disciplina per avere un risultato che poi si possa mantenere nel tempo, assolutamente sì.
Quanto sei soddisfatto invece del tuo operato? Perché non è facile riuscire a... No, sono soddisfatto, è stata una strada in salita sempre perché sono andato controcorrente e andare controcorrente è sempre faticoso. E ho incominciato poi nel tempo a prendermi qualche soddisfazione perché poi le persone hanno incominciato a capire, hanno visto dei risultati differenti, però la strada è sempre in salita, è sempre lunga e difficile. Bisogna studiare molto, sempre, continuamente. Poi pian pianino si lavora duro e i risultati arrivano. Allora, per chi volesse contattarti, dove possiamo trovarti? Le persone possono trovarmi a Pieve Ligure, sono sull'Aurelia, quindi facilmente raggiungibile, visibile. Possono chiamarmi, prendere contatto. Io naturalmente la prima volta che vedo le persone faccio sempre una consulenza senza nessun problema. Per conoscerci, ho una pagina Facebook, Trattati con Naturalezza, sono anche su Google per chi non avesse Facebook. Okay. Quindi ci sono delle informazioni anche su Facebook, io mando delle informative periodicamente, mando sia dei miei lavori che anche delle informative a livello generale che riguardano i capelli, la cute e a volte qualche anomalia e disturbo a livello proprio informativo per il pubblico. Ok, trattatevi con naturalezza. Grazie Fabrizio. Grazie a voi.